crisi economica 2020, come uscirne? Risparmiatori in tutto il mondo hanno paura di perdere i loro risparmi in banca. Mi telefonano ogni giorno da Hong Kong, dall'Italia, dalla Germania. Vogliono sapere come salvare i risparmi con banche svizzere, come muoversi liberamente con un Golden Visa o un secondo passaporto per emigrare in qualsiasi momento. Il mondo sta cambiando, il mondo è diventato più insicuro. In questo video mostrerò cosa devi fare per proteggere il tuo patrimonio prima della prossima crisi economica e prima dei fallimenti delle banche italiane. Rimani in linea. Caputo and Partners, SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. Salve, sono Enzo Caputo, italiano di seconda generazione, avvocato di Private Banking a Zurigo, ex direttore del Dipartimento Legale della Banca Commerciale Italiana a Zurigo. Sono il fondatore dello studio Caputo & Partners e del blog SwissBankingLawyers.com, il blog dove troverai consigli e soluzioni per tutelare il patrimonio globale, pianificazione fiscale internazionale per pagare meno tasse, Golden Visa, come acquistare un secondo passaporto, apertura conti con banche svizzere per proteggere il patrimonio. Ecco, 7 segnali di allarme di una crisi economica. Banche e assicurazioni in Germania sono in pericolo. Il denaro nei fondi salva stati non basterà mai quando crolleranno i colossi come Deutsche Bank. Le banche in Italia sono sull'orlo della bancarotta. Le dimostrazioni e tumulti a Hong Kong, la eliminazione del generale iraniano Soleimani, la paura dell'euro e del bail-in, le prossime nazionalizzazioni in Spagna e in Polonia, la lotta ai soldi in contanti, le banche centrali che comprano oro fisico a tonnellate mentre stampano carta straccia, il prezzo dell'oro in aumento, adesso con l'uccisione del generale è aumentato del 5%. Questi segnali sono la prova, la prossima crisi si avvicina. Le incertezze aumentano a livello globale, il mondo è diventato un posto meno sicuro di quanto lo era prima. Le banche svizzere sono diventate la cassaforte del mondo intero. Per questi motivi di Global Asset Protection, le banche svizzere gestiscono una ricchezza record mai avuta sino ad oggi. Sono 7.700 miliardi di franchi svizzeri. Dal livello massimo, poco prima della crisi finanziaria del 2008, le ricchezze gestite dalle banche svizzere, i costi detti Assets under management, sono cresciute del 25%. Il 30% di tutti i risparmi globali è oggi gestita in Svizzera. Investire denaro in Svizzera oggi non significa più evasione fiscale, ma asset protection, protezione della ricchezza con la certezza che il patrimonio si trova in mani sicure. Proteggi anche tu il tuo patrimonio dai politici dell'Europa Unita trasferendolo in Svizzera. Devi farlo subito, prima della escalation. Prima il trasferimento di capitale all'estero potrebbe improvvisamente diventare illegale, come spesso è avvenuto in momenti di crisi economica e come ha mostrato la storia. Perché investire denaro in Svizzera? Perché la business elite di tutto il mondo protegge il risparmio con banche svizzere in Svizzera? Perché la Svizzera è considerata la cassaforte per i risparmi globali? Quali sono i vantaggi che offre la Svizzera e che non puoi trovare altrove? Te lo dirò fra poco. Informazioni privilegiate globale come questa non la troverai facilmente, né in università, né in biblioteche e non su internet. Se trovi interessanti informazioni di questo genere, mostralo subito, clicca mi piace e condividi questo video e iscriviti adesso al mio canale YouTube con 250 video. Premi il pulsante iscriviti e suona il campanello. In questo modo non perderai mai un nuovo video e sarai sempre informato come proteggere i tuoi risparmi. Quali sono i vantaggi che trovi in Svizzera e che non puoi trovare altrove? La conoscenza dei mercati e dei capitali non è migliore a Zurigo. Le stesse conoscenze dei mercati la trovi a Londra, a New York, a Milano, a Tokyo o a Francoforte. La conoscenza sui mercati è diventata accessibile a livello globale, grazie a internet. Non esiste una scienza o una ricetta segreta per fare una gestione patrimoniale di successo. Tuttavia, presso le banche svizzere avrai accesso a club deals che altrove non esistono e ad investimenti che in Italia non esistono o sono addirittura vietati.
In un altro video in inglese ti dico cosa sono gli off-market club deals, la vera risposta alla domanda su cosa rende la gestione del patrimonio con banche svizzere così attraente e vantaggiosa sarà molto diversa da quello che potresti pensare. Tutti hanno paura dei rischi del mercato finanziario, invece il rischio maggiore di perdere il patrimonio deriva dai rischi politici, che sono molto più pericolosi, molto più elevati. Il rischio di espropriazione o di confisca da parte del proprio governo è più elevato che mai. Innanzitutto, i governi dell'Unione Europea sono sempre più disperati perché sono indebitati fino al collo. Governi disperati adatteranno misure disperate. Queste sono le solite misure che sono state utilizzate più volte in passato, vale a dire espropriazione e nazionalizzazione. La verità è questa: la nazionalizzazione dei patrimoni privati è già decisa sotto forma di legge, si chiama bail-in. È già disponibile come piano pronto soccorso nel cassetto. La legge per l'espropriazione è già pronta dal 2017 per essere messa in vigore in qualsiasi momento. La nazionalizzazione, cioè la confisca del tuo patrimonio, sarà semplicemente messa in opera in via del tutto legale. Ti starai chiedendo come dovrebbe funzionare l'espropriazione. Lo scoprirai adesso. La legge sul bail-in impone che tu, come cliente bancario, diventerai eo ipso azionista della tua banca, che è esposta al rischio di fallimento. I tuoi risparmi saranno convertiti in azioni della banca in fallimento, soldi buoni, duramente risparmiati, in cambio di azioni di una banca piena di problemi. Questo è un cattivo affare. Se non vuoi che lo Stato ti faccia concludere questo malaffare, come è successo in Cipro, devi reagire subito. La Svizzera ha un bilancio di Stato che fa invidia a tutto il mondo. La Svizzera è l'unico paese in tutta Europa che, oltre a Liechtenstein, a non avere una legge sul bail-in. We fight for your money. Sfortunatamente, solo poca gente sa che la base legale per legalizzare l'espropriazione con il bail-in è in vigore dal 2017. Tutti i preparativi per l'espropriazione legale sono già stati completati. Non devi essere un profeta per poter riconoscere che l'espropriazione è ante portas. La domanda è quando? Nel 2020? Nel 2021? Oggi non devi più domandarti se i soldi stanno al sicuro in Svizzera, ma se i soldi sono ancora sicuri nell'Unione Europea. In Svizzera non è vietato possedere oro fisico acquistato in contanti. Non vi sono tasse sui depositi bancari e neanche controlli sulle esportazioni di capitale. Quando arriverà la crisi economica, vedrai che fantasia creativa svilupperanno i politici per inventare leggi eccentriche su come controllare la ricchezza. Infatti, l'11 ottobre 2019 il governo tedesco ha deciso di limitare gli acquisti di oro fisico a 1000 euro in contanti. Perché questa legge? Te lo dico subito. La lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo è solo un pretesto per prendere in giro la gente. La verità è ben diversa. Il governo tedesco vuole rintracciare l'acquisto di oro fisico ed identificare il proprietario dell'oro fisico. La Germania limita il diritto alla privacy finanziaria passo per passo. In Italia l'acquisto di oro fisico con soldi contanti è illegale. Queste leggi che vietano il contante sono pericolose e si stanno dirigendo verso il divieto di possedere dell'oro. Sì, hai capito bene, la Germania vuole limitare gli acquisti di oro con contanti a 1000 euro in modo che il governo possa controllare dove hai acquistato l'oro. Qualora il possesso di oro fisico diventasse illegale, il governo sarà in grado di indagare chi possiede oro fisico e chi non lo consegna allo Stato. In Italia è già oggi vietato comprare oro con soldi contanti. Nell'ottica di asset protection, il possesso dell'oro fisico deve rimanere segreto. Non farti togliere la privacy. La storia si ripete. Abbiamo già avuto il grande divieto di oro fisico negli Stati Uniti nel 1933. Chi ha accumulato oro ha rischiato fino a 10 anni di prigione. L'oro fisico fa parte di ogni strategia di investimento. Un modo di investimento classico per affrontare la prossima crisi economica è di investire un terzo in oro fisico, un terzo in immobili scelti e un terzo in azioni di qualità che sopravvivono ogni tipo di crisi.
Questa strategia va personalizzata in sintonia con le esigenze personali. Non esiste una ricetta universale per tutti. Devi investire dal 10 al 30% in oro fisico, specialmente in momenti di crisi. Questo oro fisico deve essere tenuto in una nazione sicura come la Svizzera e non nel paese di residenza. Deve rimanere un investimento fuori dal sistema bancario, senza lasciare tracce, per proteggere il tuo patrimonio dalla prossima crisi economica e dai fallimenti delle banche. Devi acquistare oro fisico con soldi in contanti. Fallo oggi che è ancora legale in Svizzera. Ora ti mostro come acquistare legalmente oro con il 10 fino al 30% del tuo patrimonio, legalmente al 100% in 5 passi. Primo passo, devi aprire prima un conto in Svizzera. Ti consiglio di aprire un multi-currency account in diverse valute. I miei clienti consiglio conti in franchi svizzeri, euro, dollari americani, sterline inglesi. Secondo passo, trasferisci il tuo patrimonio via dalla banca italiana facendolo arrivare al tuo nuovo conto in Svizzera. Terzo passo, devi alimentare il tuo conto in franchi svizzeri. Quarto passo, il contante in Svizzera è legale. Per il momento non ci sono limiti sul contante, ma non si sa mai quando l'Unione Europea ordina alla piccola Svizzera di vietare i contanti. Ora devi effettuare un prelievo di contanti in franchi svizzeri e acquistare oro fisico out of the banking system. Non con la banca, ma devi farlo fuori del sistema bancario. Ti aiuterò io a comprare legalmente oro fisico fuori dal sistema bancario, ritirando i franchi svizzeri in contanti, acquistando così l'oro fisico. La transazione non sarà più tracciabile. Il tuo oro sarà anonimo. Nessuno saprà mai che tu possiedi monete in oro per affrontare la prossima crisi economica. Se lo Stato divieta il possesso di oro fisico, non saprà mai che tu hai acquistato oro fisico perché non ne ha lasciato traccia. Se sei veramente interessato a proteggere il tuo patrimonio con un conto in Svizzera e con un investimento in oro fisico, contattami subito via email con contact@swissbankinglawyers.com o fammi una telefonata sullo 0041 442124404. La mia consulenza la riceverai da me a Zurigo nel mio studio in completa confidenza. Ricorda, non è mai troppo presto, ma spesso troppo tardi. Ti auguro una splendida giornata.